Karenina, è arrivata così un'occasione bellissima che Luca De Fusco mi ha lanciato. Con grande trepidazione mi sono avventurata in questo viaggio perché dunque è un personaggio ricchissimo di sfumature, di sfaccettature. Chiaramente è una riduzione del testo che si concentra proprio sul personaggio di Anna, anche se ci sono tutti gli altri personaggi. E devo dire che questo aver concentrato la sua vicenda in meno tempo di quanto non sia sviluppata, insomma, nel romanzo, evidenzia proprio il percorso del personaggio, perché chiaramente in un tempo più ristretto, in meno pagine, l'arco del personaggio è delineato in maniera più incisiva. Subito dopo la prima lettura della riduzione di Gianni Garrera, a De Fusco, ho avuto proprio questa impressione di un oggetto di cristallo, quindi è una figura femminile di grandissima lucentezza e allo stesso tempo di grandissima fragilità, però anche forza. In questo è una donna molto moderna perché non ha tutta la convenzionalità delle donne di quel tempo e quindi si butta in questa storia d'amore con Vronsky, con tutte le conseguenze che questo determina. Gli attori hanno tre livelli di testo, quindi ci sono le battute dirette, quelle del dialogo diretto con gli altri personaggi, le battute a parte, quindi tra sé, come dei pensieri, e poi ci sono le battute in terza persona, quindi quasi in forma di narratore. Una tecnica molto interessante da rendere perché ti fa stare dentro e fuori il personaggio in continuazione. Per il pubblico sicuramente ci sono atteggiamenti diversi nel venire a vedere questo spettacolo. Quello che abbiamo notato in queste prime repliche a Catania, a Siracusa e ora a Palermo è un entrare immediatamente del pubblico nella vicenda. Si notò l'animazione che balenava sul volto di lei e che guizzava fra gli occhi scintillanti.